L'Accademia di Brera è un istituto veramente glorioso, perché qui si sono formati tutti i più grandi scultori dell'Ottocento e del Novecento, da Canova, Wildt, a Marino Marini. Però era un'accademia formata da poche decine di studenti all'inizio ed è oggi arrivata ad avere 3.000 studenti e 300 professori. E quindi è evidente che una città che però scoppia. Questa Atena dei primi dell'Ottocento, se non sbaglio, credo che si commenti da solo, basta guardarla, scritte sul basamento, invasa da escrementi di piccioni. L'idea è che la parte storica, la parte delle collezioni dell'Accademia, deve certamente essere valorizzata. C'è una gipsoteca importantissima che è oggi alla mercé di chiunque passi e possa imbrattare le statue, che alcune risalgono addirittura alla bottega di Canova. Non c'è controllo, non c'è sicurezza, chiunque può entrare. E allora il punto anche un po' provocatorio è capire se è possibile ancora continuare una convivenza tra un'attività didattica, studenti che transitano e sciamano tutti i giorni, con un polo museale che deve tornare a essere valorizzato per la sua bellezza. Il grosso problema di Brera rimane la convivenza tra Pinacoteca, Accademia e tutti gli altri istituti coinvolti, quindi la Biblioteca Braidense, l'Osservatorio Astronomico, l'Orto Botanico. Sono quelli che io chiamo sei personaggi in cerca d'autore, sei istituzioni che non riescono a dialogare, mancando una figura appunto che coordini. Per l'Accademia è previsto il trasferimento alla caserma di via Mascheroni, per la quale però non c'è ancora stato uno stanziamento di fondi. Non è che il degrado, come dire, scatta automaticamente per questa consistenza, però la difficoltà di avere una governance forte e la catena di comando e responsabilità ben definita porta poi alla deresponsabilizzazione di tutti e anche a questi scempi che stiamo vedendo, appunto.